Finland del 2016, dove veniva proprio messo in, in correlazione i pazienti che effettuavano una terapia ablativa e pazienti che invece effettuavano una terapia farmacologica seppur ottimizzata, dove l'outcome era determinato da morte, shock apicale dell'ASD oppure storma ritmico. E vediamo che in tutti i casi il braccio dei pazienti che hanno effettuato ablazione transcatetere era nettamente, diciamo così, favorito rispetto a chi effettuava esclusivamente una terapia di tipo farmacologico, che in questi pazienti vuole dire molto spesso utilizzare amiodarone, che a sua volta determina tutta una serie di problematiche, come noi ben sappiamo.